Los culatones. ¡Olé! ¡Olé! Mia culpa, mia culpa, mia terribile culpa. Ero al cinema del Corso Buenos Aires, interno 3, al Codromodro, e davano Fiesta che vien la meraviglia, che mi sedetti sulla poltrona centrale del numero corporale 3. Mentre stavo osservando la pellicola, mi sentì un affare durissimo in mano e lo strettei fortissimo e lo pigliei. Eso non era un cioccolato e né una puglia, ma un pezzo di carne sembrava un filetto che non si trova più neanche alla macelleria del Toros. E me lo strettei forte, 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 forte in mano. Era bello, era giocondo ed era mio. Me lo portai ingelosito verso l'uscita. Nel pezzo di carne c'era un uomo bello e alto, un biforcuto che mi faceva impazzire. Aveva barba, capelli e occhi tutti insieme, un trittico. Salimmo le scale di corsa e lo portai alla mia stanza, lo denudai e lo baciai fortemente su tutto il corpo. Olì, 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 olì. Non si capiva più niente, lo prendevo da tutte le parti. Nelle narici dell'asso, dentro le buche delle orecchie e anche le buche del culo, mi facevi impazzire. Era una bestia che spingeva le buche del culo, lo spingeva, io traiva. Che bell'uomo che era, calmo ma non troppo per quanto ci voleva. Ci pigliavamo insieme una tabella di caffè e poi giù ancora, che mi faceva impazzire moltissimo, molto moltissimo. Cosa c'hai di briccone? Gli domandavo. Due palle e uno scopone, dammelo in mano. Benissimo, sei un bellissimo ragazzo. Io ora che stai per andartene ti do il mio indirizzo. Scrivimi verso le 4 alla mia curia. Cardinale Alfonso Fava, docente in sinefilicomania e in praticità di campo, ti posso rispondere alle 2. Ma non per difetto, per concesso, perché sono il più grande e il più forte della zona. Ti porto con me a Las Vegas, facciamo un viaggio a pagamento di 6 giorni e torniamo su per la rotta del Pacifico e ci buttiamo dentro al panificio mondiale dei rottinculi genovesi che si intensificano nelle bande rotte. Ho qui terminato.